Bene, allora adesso scendiamo in campo e andiamo a vedere la contrapposizione tattica in chiave difensiva del 4-3-1-2 contro il 4-4-2. Quindi il primo passo che dobbiamo andare a effettuare è quello dell'analisi in forma statica dei due schieramenti, quindi il 4-3-1-2 contro il 4-4-2. Come possiamo notare, in senso orizzontale possiamo vedere che i nostri quattro difensori sono in superiorità numerica contro i loro solo due attaccanti, quindi possiamo dire che in questo settore del campo siamo in superiorità numerica, un 4 contro 2. Sempre in senso orizzontale passiamo al centrocampo e come possiamo vedere che nella fase centrale abbiamo un 3 contro 2, mentre in tutto il campo in orizzontale possiamo vedere che la squadra avversaria dispone di un 4 contro 3, quindi una situazione di superiorità numerica. Mentre qui in fase difensiva possiamo notare che nella parte centrale del campo siamo in una parità numerica, quindi un 2 contro 2. Alzandosi e andando verso la difesa avversaria possiamo vedere che in tutta la fascia orizzontale la squadra avversaria si trova con una superiorità numerica, un 4 contro 3, mentre nella parte centrale possiamo vantare un 3 contro 2. Da notare che nel momento in cui il numero 10 dovesse abbassarsi centralmente, quindi possiamo vedere che nella parte centrale del campo abbiamo addirittura un 4 contro 2, ma in senso orizzontale, quindi analizzando tutta la fascia orizzontale, possiamo vedere che siamo in una situazione di parità numerica 4 contro 4, anche se la disposizione, come possiamo vedere, tattica, a rombo e in linea, è completamente differente. Quindi bisogna tenere conto anche di questa situazione. Spostandoci invece in fascia, possiamo vedere che la squadra avversaria può disporre o di una parità numerica, nel caso in cui il 7 dovesse affrontare il numero 3, o addirittura nel caso in cui il numero 2 dovesse attaccare in fascia, potrebbe addirittura andare a creare un 2 contro 1. Quindi questo ci fa notare che in fascia sicuramente la contrapposizione, sempre a livello statico, e favorisce il 4-4-2, mentre nella parte centrale favorisce il modulo 4-3-1-2. Quindi giocando per vie centrali possiamo dire che il 4-3-1-2 ha un certo vantaggio, mentre se la squadra avversaria gioca prevalentemente in fascia possiamo dire che il 4-3-1-2 potrebbe avere dei problemi se non si muove in maniera automatica e con dei meccanismi ben precisi. Un altro limite che ha, diciamo, il modulo 4-3-1-2 nei confronti del 4-4-2 è quello di vantare in senso orizzontale, come abbiamo detto, un giocatore in meno rispetto al 4-4-2. Infatti se la squadra dei rossi, in questo caso del 4-4-2, dovesse fare uno scorrimento tra di loro, ecco che ci sarebbero solamente tre giocatori che ballerebbero contro il 4-4-2, quindi il 4 contro 3, e questa situazione sicuramente potrebbe creare dei problemi in quanto si è in inferiorità numerica. Ecco che allora a questo punto, dato che abbiamo la possibilità di giocare con il centrocampista davanti alla difesa che ha il compito di fungere da schermo difensivo, ecco che a questo punto i due, almeno uno dei due esterni bassi di centrocampo, si deve alzare un pochettino di più rispetto al 4-4-2, in quanto comunque vada in situazione centrale si è sempre in una situazione favorevole in quanto abbiamo un 3 contro 2. Quindi quando la squadra avversaria
inizia a fare lo scorrimento di palla, a centrocampo una dei due esterni bassi deve avere il coraggio di alzarsi e nello stesso tempo l'altro esterno, in questo caso il numero 3, deve stringere per creare una superiorità numerica in fase difensiva. In questo caso possiamo vedere che andiamo a apparigliare la situazione tattica. Logicamente il numero 2 non è che si deve alzare quando la palla si trova nella loro metà campo, ma per esempio quando si trova nella nostra metà campo, allora il 2 a questo punto ha il compito di potersi alzare. Andiamo adesso a vedere gli elementi favorevoli che contraddistinguono la contrapposizione tattica al 4-4-2. Beh, prima di tutto possiamo vedere che in questa situazione, nel reparto centrale, possiamo godere di un 3-2. I centrali così difensivi non rischiano di trovarsi in una situazione pericolosa di parità numerica nei confronti delle loro punte. E inoltre la difesa, sempre contro il 4-4-2, non rischia in una situazione di attacco da parte degli avversari di trovarsi in una situazione, per esempio, di 4-4, ma con il centromediano metodista che funge da schermo difensivo si troverà sempre in una situazione di 5-4. Logicamente in questa situazione i terzini, diciamo, non si preoccuperanno di stringere come nel 4-4-2 verso i due centrali difensivi, ma potranno anche godere un pochettino più di libertà nel allargarsi, in quanto comunque vada c'è sempre il 4 che garantisce la superiorità numerica al centro del campo. Facendo così, come ho detto precedentemente, i due esterni bassi potranno tranquillamente alzarsi un pochettino di più e concentrarsi più sul giocatore esterno alto di centrocampo avversario. Beh, un altro vantaggio, l'abbiamo già detto prima, è un 3-2 nella parte centrale del campo. Andiamo adesso a vedere la possibile strategia del mister avversario. Quindi il mister avversario chieda alla propria squadra di attaccare tramite le corsie esterne, fare molti cross, quindi cross in rifinitura, alzare continuamente uno dei due esterni di centrocampo in maniera da creare spazi dietro al nostro terzino che sicuramente andrà a pressarlo creando un buco dietro, alzare uno dei due esterni di centrocampo in maniera da creare i presupposti per la sovrapposizione dei loro terzini, andare a creare in fase di attacco un 4-2-4, consistente circolazione della palla da parte dei quattro difensori in maniera da aprire un varco in fascia, consistente circolazione della palla da parte dei due centrocampisti in maniera da aprire sempre un varco in fascia o da far inceppare il meccanismo difensivo o da parte dei centrocampisti o da parte degli esterni di difesa. Quello che chiederà sicuramente il mister avversario sarà quello di, una volta riconquistata la palla, un'immediata apertura verso gli esterni di centrocampo nel lato in cui si è spinto il terzino avversario in avanti e dei cambi di gioco continui in ampiezza. Questo è quello che principalmente, sicuramente, un allenatore che gioca contro un 4-3-1-2 chiederà alla propria squadra e quindi allenerà la propria squadra durante la settimana che precede la partita. Bene, allora, alla luce di quello che abbiamo visto della strategia
tattica che potrebbe utilizzare il mister avversario, andiamo a vedere adesso la nostra strategia tattica nei confronti delle 4-4-2.